Hai sentito la notizia dell'addio tra Alessio Falsone e Anita Olivieri? Sì, è vero. Nonostante sembrasse che avrebbero passato l'estate insieme, i due hanno già rotto. Non è stata una sorpresa per molti, dato che già si scommetteva sulla fine della loro relazione una volta concluso il Grande Fratello. Hanno diffuso un comunicato congiunto su Instagram in cui parlavano di differenze caratteriali, ma anche di affetto e stima immutati, chiedendo infine privacy ai follower. Dopo questa notizia, i gossip non si sono fatti attendere. Qualcuno ha subito parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Anita Olivieri e l'ex fidanzato Edoardo Sanson. Si è anche ipotizzato che entrambi potrebbero partecipare a Temptation Island. Alessio Falsone, a sua volta, è stato contattato dalla produzione per partecipare a un altro programma televisivo dopo la rottura con Anita. Alessio Falsone ha deciso di rompere il silenzio e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a queste voci che lo vedevano già impegnato in un altro programma TV. Ha confermato che lui e Anita stanno bene e ha ringraziato per i messaggi di sostegno. Tuttavia, ha sottolineato che non parteciperà a nessun programma del genere e che non ha intenzione di tornare in televisione. Ha chiarito che, se non pubblica sui social per qualche giorno, non significa che si è ritirato, ma che ha altre cose da fare. Insomma, Alessio Falsone ha escluso la sua partecipazione ad altri programmi TV in questo momento. Anche se è stato contattato dalla produzione, ha deciso di rifiutare l'offerta. Vuole concentrarsi su altre attività e ha ribadito che utilizza i social in modo ludico. Quindi, se non pubblica per qualche giorno, non c'è da preoccuparsi. In conclusione, Alessio Falsone ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione dopo la rottura con Anita. Ha chiarito che non parteciperà a programmi come Temptation Island o Uomini e Donne e che preferisce dedicarsi ad altre attività. Ora tocca solo aspettare e vedere quali saranno i prossimi passi di entrambi dopo la fine della loro relazione.